sportivi, la sezione Enzo Bianchi di San Giovanni Valdarno festeggia i suoi 50 anni e domenica 4 novembre avremo quindi l'iniziativa in Palazzo d'Arnolfo con la presentazione del libro proprio dedicato insomma, a questo 50esimo scritto da Alessandro Gambassi, tra l'altro un lavoro importante che davvero rende conto di quella che è stata la storia dello sport non solo sangiovannese ma di tutto il nostro territorio da 100 anni a questa parte, per cui secondo me insomma, sarà anche una bellissima occasione per sentir parlare non tanto i protagonisti ma insomma, almeno quelli degli ultimi anni sicuramente sì, ma anche tanti testimoni e soprattutto Alessandro Gambassi che in questo libro ha lavorato con grande impegno. Io sono onorato, perché sono stato anche eletto da poco, di poter fare questa cerimonia, questa festa che comporta un onere e un dovere da rappresentare per tutti gli sportivi di San Giovanni, perché l'Unione Veterani dello Sport non è soltanto uno sport, ma comprende tutti gli sport del Valdarno, insomma tutti gli sport in generale, dal calcio al pallavolo, lotta, tutti. Infatti durante le feste del veterano dell'anno viene assegnato un premio all'atleta dell'anno e questi atleti sono di tutti gli sport, e questo il nostro Alessandro Gambassi, facendo delle ricerche accurate, è riuscito a metterle insieme in un libro bellissimo, completo di fotografie e di delle bellissime storie prese dai vecchi veterani che sono ancora tra noi.